Buonasera Futurisposi, quest'oggi siamo alla fiera Fiori e Spose a Cagliari. Gruppo Collu alla modella vestita da sposa che fa vedere gli abiti. Molto particolare, questo è lo stand più grande che c'è, un allestimento molto molto particolare comunque. E questo è praticamente il piano degli abiti da sposa, quindi ci sono tutti gli atelier che hanno in esposizione probabilmente i loro abiti più belli. Abbiamo i musicisti. Aspetti, compaio anche sul video. Faccio comprare. Prego. Il video mentre do una brochure. Grazie. Voi siete déjà vu. Carino. C'è lo schermo comunque con tutte le foto che girano, le varie tipologie di album, altre location, qui Senor B, fotografi, se vogliamo dare un'occhiata, carini questi tipo album libro con i nomi degli sposi. E proseguiamo ancora nel nostro giro. Guardate che carino, hanno decorato il soffitto del, praticamente del primo piano con tutte queste roselline, questi rami illuminati e qui ovviamente tulle, tulle, fiori. Adesso andiamo a vedere cosa c'è qui su. Qui abbiamo gli allestimenti di diversi tavoli fatte dalle diverse location, visto che comunque ci sono vari cartoncini dei diversi ristoranti di Cagliari o del circondario. Qui abbiamo il primo Reginepri, questo Mamma. Qui abbiamo Emozioni, si chiama, non ho idea di dove sia. Abbiamo questo molto bucolico con i grappoli d'uva. Catering Flamingo. Stanno ancora allestendo perché oggi è proprio il primo giorno della fiera. Questo è un centro tavola gigante per gli amanti delle rose, molto carino, particolare lo specchio qui al centro del tavolo. Notiamo anche il decoro sulle sedie, visto che comunque a noi piacciono anche le cose fedate. Questa è una cosa molto semplice però molto carina, il nastro di un colore abbinato. Un tableau qui super originale fatto con i rami. Questo tavolo forse è quello che mi piace di più. Abbastanza semplice però comunque molto elegante. Altri tavoli ancora. Che questa l'idea per i tavoli molto carina. Questo tavolo molto semplice sull'argento. Questo è carinissimo, cioè carino il tipo di candelabro, roselline, invece qui bianco e verde. Tavolo rettangolare, visto che spesso oltretutto è abbastanza difficile trovare comunque delle location con tavoli tondi, soprattutto se ci si rivolge a dei ristoranti, quindi anche qui abbiamo qualche idea per creare le nostre decorazioni, centro tavola. Questo invece di sicuro è stato preparato da... abbiamo già visto che c'è questo negozio che si occupa di decorazioni con i palloncini. Ah, guarda questo è super particolare. Centro tavola molto molto carino. E poi un fiore anche, come segno posto. Invece questo è un stile
molto country, molto prato. Cuoricini di carta, ecco, questa è una cosa super carina. Possiamo fare subito un tutorial su queste ghirlande molto carine fatte con le pagine dei libri. Qui invece marrone, orchidee, classico invece qui, bianco, rosa, rosa. Poi abbiamo questo, è molto particolare per invece magari un matrimonio in spiaggia, un matrimonio all'aperto. Di Pianeta Fiore, Flower Design. Tempiettino con torta nuziale, l'archetto floreale, molto carino. Oh, guarda questo allestimento fatto con le farfalle, un po' di abiti da sposa, altre decorazioni per gli amanti dei palloncini. Ah, questa è un'idea molto carina per chi vuole fare la confettata. Comunque un'idea abbastanza semplice, creare dei sacchetti in cui mettere i propri confetti. Qui abbiamo qualcosa invece di un pochino più particolare con le ciotole in cristallo. Sì, questo è sempre Villa Vivaldi. Esposizione sempre di torte, biscottini, anche qui. Questa è un'idea carinissima per mettere i confetti, tipo creare un alberello. Oltretutto queste confezioni origami le abbiamo già realizzate in un video, se non sbaglio. Comunque qui vi metterò il link, o magari ripubblicherò il video qui sul canale di nozze, perché in realtà è un sacchetto origami che abbiamo utilizzato un Natale. Il nostro giro all'interno dei tre padiglioni della Fiera Fiori e Spose di Cagliari si conclude qui. Ci vediamo nel prossimo video con le sfilate sempre dalla Fiera. Ciao!